È impresa difficile dipingere un ritratto. Lo si capisce guardando quelli dipinti dai grandi maestri. Si rimane affascinati dal soggetto anche quando del personaggio non si conosce nulla. Perché il ritratto, quando è bello, quando è un'opera d'arte, non è un'effigie, ma una persona che ti guarda e, come tutte le persone che ti guardano, esige una risposta, un'emozione. Il ritratto che Diego Velázquez dipinse per Francesco I d'Este rientra in questa categoria. Di piccole dimensioni, l'opera esercita un fascino enorme. Ci mostra un giovane sensuale tre quarti. La posa e lo sguardo lasciano trapelare un'arroganza sfacciata. Francesco trasmette la sicumera della giovinezza insieme alla consapevolezza del proprio potere e del proprio rango. Velázquez coglie la leggerezza della gioventù quando le responsabilità non si capiscono appieno, il potere come gioco delle apparenze. L'armatura lucente fa risaltare gli orpelli della pompa, la collana con il simbolo del toson d'oro e la fusciacca di seta viola del generale degli oceani. Massime ambite onorificenze conferite a Francesco dal re di Spagna, Filippo IV, suo lontano cugino. Francesco era partito da Modena per andare a trovare Filippo in missione diplomatica. A Madrid Francesco fu trattato benissimo. Scortato dal re in persona, visitò i suoi nuovi palazzi e vide le sue collezioni d'arte. Gli furono fatti regali, gli fu addirittura concesso di avere un ritratto dipinto dal grande Velázquez, pittore del re. In cambio Francesco avrebbe dovuto allearsi con la Spagna, garantendo così agli eserciti in sua maestà un porto sicuro tra i domini spagnoli di Napoli e quelli di Milano. Nel grande teatro di guerra durato 30 anni tra Spagna e Francia, gli statarelli padani trovavano così il loro peso in cangianti alchimie diplomatiche. Tutto un equilibrio sopra la follia, direbbe più tardi il nostro Vasco. Le alleanze duravano poco, quella tra Francesco e Filippo si chiuse pochi anni dopo il viaggio a Madrid e non ne rimase niente se non quest'opera, perché l'arte, si sa, è ben più duratura della politica.